una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Oggi si affrontano Portogallo e Germania. Un saluto da Fabio Caressa, con me per il racconto di questa partita ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Secondo me Mats Hummels oggi farà la differenza, non solo per le sue capacità in difesa, ma anche per come imposta il gioco e per le sue pericolose incursioni in avanti che possono creare la superiorità numerica per la squadra. Immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto a protezione della tua porta, caro Luca. Ozil prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Vuole la profondità. Cristiano Ronaldo! Ottimo disimpegno, fondamentale. Cerca l'uomo là davanti. E no, niente, è finito il fuorigioco. Jerome Boateng. Si riparte con un fallo laterale. Nani. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Schweinsteiger. Danni. Perso un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. Schweinsteiger, il Portogallo, non riesce a mantenere il possesso di questa palla. Ottimo disimpegno, la spazza via. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. Trova il compagno in ottima posizione. Cristiano Ronaldo! E c'è il gol del Portogallo! Azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti, ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Si riparte dall'1-0. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Prova il filtrante. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ottimo disimpegno, la spazza via. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Arriva Nani. Prova la giocata nello spazio. Occhio, può andare. Cristiano Ronaldo. Palla dentro, c'è il gol. Sembrano avere il totale controllo della gara. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Cristiano Ronaldo è un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Non puoi permetterti di concedere spazi del genere a un giocatore di questo calibro. E si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Cristiano Ronaldo si prepara in mezzo all'area. Per uno specialista di colpi di testa come lui, questi calci d'angolo rappresentano sempre un'occasione da gol. La mette al centro. Danni! Palla allontanata senza troppi complimenti. Riceve un pallone interessante. Mesut Özil. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Partiti, è iniziato il secondo tempo.
anni Cristiano Ronaldo. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Schweinsteiger. Può andare! Fabio Contrao cerca la profondità. Grande intervento in copertura, apprezzato anche dai tifosi. Toni Kroos. Riceve il passaggio. Cerca la profondità, sulla fascia. Mette la palla dentro. Cristiano Ronaldo! E c'è ancora un gol! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. E sono 3. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. Si riparte dal 3-0. Müller. Vuole la profondità. Mesut Özil. Tenta Mario Götze. È riuscito a passare. Mario Götze! Il portiere la stava combinando grossa. Mario Götze. Può calciare la rete. E il portiere dice di no. Ci sarà rimessa laterale. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Toni Kroos. Palla profonda a cercare lo spazio. Può andare al tiro, si avvicina alla porta. Cristiano Ronaldo. Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione e poteva segnare anche stavolta. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi, un talento puro. Passaggio in avanti. Thiago. Il Portogallo non brilla per capacità di possesso di palla in questa occasione. Tenta Mario Götze. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Mario Götze. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara.